Ricordare il professor Massimo Gallucci, prematuramente scomparso a maggio, come uomo e come professionista. È l'obiettivo del primo memorial a lui intitolato, che si terrà sabato 17 ottobre presso l'auditorium della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila, evento organizzato dall'Associazione Culturale Teatro Immagine, dal Laboratorio Dietro le Quinte e dal gruppo Sale Chiodato. Il professor Massimo Gallucci ha lasciato un vuoto incolmabile per le straordinarie qualità e la complessità della sua figura. Medico radiologo interventista presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, professore ordinario di neuroradiologia presso la facoltà di medicina, padre fondatore dell'Associazione Italiana di Neuroradiologia. Ha scritto centinaia di pubblicazioni scientifiche, ma anche romanzi, testi letterari, di canzoni e poesie. Fin da ragazzo ha coltivato un'altra passione, raffinato musicista, ha contribuito a fondare un gruppo musicale di cui è stato leader, Four Band, col quale ha effettuato per anni concerti per finanziare l'associazione Raoul Follereau. Successivamente, dai primi anni 2000, è stato cofondatore del gruppo Sale Chiodato, insieme ad altri medici, col quale sino all'ultimo, con grande energia, ha effettuato concerti e ha pubblicato dischi. Il programma prevede alle 15 un convegno scientifico organizzato dall'Associazione Italiana di Neuroradiologia. Alle 18 ci sarà un incontro sulla sua personalità letteraria, con lettura di pagine dei suoi romanzi. Alle 21.15 il gruppo Sale Chiodato, di cui Massimo Gallucci ha fatto parte sino alla sua scomparsa, suonerà e canterà canzoni che tante volte ha eseguito insieme ai suoi amici in questo gruppo.